bentrovati. Sono Ciro Perin, membro del Comitato Tecnico Scientifico della Dan Venice Art Gallery e vi do il benvenuto all'interno dello studio del pittore Carlo Mianic. Uno studio molto articolato che è il luogo dove l'artista crea le sue opere, siano queste acquarelli, siano queste pitture ad olio. E come potete osservare, il banco di lavoro, anzi uno dei banchi di lavoro, è pieno degli strumenti del lavoro. Ci sono pennelli, ci sono tavolozze, ci sono persino le scatolette del tonno che l'artista utilizza per mescolare i colori. Ma non è tutto, c'è l'acqua, poi ci sono ancora i tubetti del colore, ci sono i tubetti del colore acrilico, i tubetti del colore ad olio, ci sono le matite, quindi tutti gli strumenti essenziali con cui il pittore crea le sue opere. Un'azione forte, intensa, emotiva, che nasconde l'anima di questo artista così sensibile e così attento. Ed ecco l'artista al lavoro. Buongiorno maestro, siamo qui nel suo studio, la Dan Venice Art Gallery è onorata di trovarsi appunto all'interno della sua cucina. Sì. Qui troviamo oli, acquarelli e iniziamo subito. Ci parli dei suoi oli, da dove nascono, dove arrivano, come si creano? Parto da questi piccoli bozzetti, che sono delle ricerche, degli avvenimenti quotidiani che purtroppo in questi giorni sono anche abbastanza drammatici. E poi questi verrà, una volta impostato il discorso con le figure, con i colori, vengono trasportati nelle tele e molto più grandi. Questa è una ricerca, diciamo, tra il pensiero e la realizzazione. Quindi acquarelli come base creativa, esatto, non solo, esatto, ma anche acquarelli come opere d'arte vere e proprie. Vabbè, certo, eccoci, in seguito a queste bozzetti, nel Calagrande esiste il Palazzo Falier, sembra come la nave che di soccorso, diciamo, a questi dolori, questi dispiaceri. Quindi una visione intimista, una visione interiore attuale della situazione di questa povera gente. Che lei appunto matura osservando la realtà e il suo impeto creativo appunto si sfoga, esatto, all'interno, esatto, esatto, della creatività, si sfoga il suo impeto creativo si sfoga appunto sulla tela. Certo. Parte prima dall'acquarello, dallo studio, esatto, e poi si sviluppa, come in questo caso io ho preso un mio acquarello. E questa rappresenta la mia città dove sono nato, Fiume. Da una collina vedo il golfo del Quarnaro, vedo il porto, la città. E poi tutto questo discorso lo trasformo nella mia esistenza. Quindi la nascita, il vento, il terreno, i sassi, il vento, gli arbusti del Carso. Poi la prima scuola, l'asilo, il nido dove sono nato, c'è antico, sono nato nel 34, quindi le case erano molto diverse, non esistevano i mobili. Esatto. Questi sono alcuni pezzi del centro di Fiume, la cattedrale della città, c'è questo vuoto qui. Entra l'esilio e qui entro nel collegio degli artigianelli dell'Unione che è alle Zattere. Ecco, vivere qui la mia fanciullezza in mezzo a questi colori, in questa atmosfera, trovarmi dentro in un palazzo del 1400 con queste architetture, queste, sembrava di essere in prigione, qualcosa, certo, capisce? Ecco, poi viene un altro, e poi c'è la situazione dell'occupazione prima e dopo il 1943 cade il fascismo, veniamo invasi dalle truppe tedesche, nel 1945 veniamo occupati dalle truppe slave e qui succedono delle cose che è meglio non pensarci e qui adesso stavo proprio lavorando, devo ricordare il crocifisso. Tutta questa vita viene, certo, alla morte, diciamo. Ecco, questa è la conclusione, è la mia biografia dipinta in un quadro. Questa dunque è un'opera composita dove c'è dentro pittura, esatto, ci sono dentro inserti di altre Queste sono delle
delle stampe sulla miniera di zinco. Acquaforte, dell'acquaforte. Esatto, sì, dell'acquaforte. Che lei prende e inserisce, sì. Ovviamente la stampa inserisce. Ecco, questa è una foto dell'asilo che ogni tanto ci troviamo, ogni tanto chi è in Canada, chi in Australia, in tutte le parti del mondo. Certo. E vedo qua nello studio moltissime opere, una visione che si imposta sul figurativo, nell'acquarello, e una visione che si sposta verso anche l'astratto. Come mai questi passaggi? Il figurativo per impostare, iniziare il discorso, e poi bisogna sintetizzarlo. È come un racconto che dopo bisogna trasformare in poesia, in sintesi. Ecco, il mio lavoro è così. Quando mi chiedo ma cosa fai, da dove prendi, semplicemente dico io dipingo il mio passato, il mio presente e quello che penso che sarà il futuro. In sintesi non mi preoccupo delle mode o del tipo di pittura più in voga. Io nel mio piccolo prendo le mie esigenze, il mio stato d'animo, varia di giorno in situazione in situazione. E qui viene il risultato che sembra recepito da un pubblico, diciamo, molto vario. Molto, sì, esatto. Maestro, quali sono gli strumenti che usa per creare le sue opere? Beh, insomma, oltre ai classici pennelli, diciamo spatola, ma a me non interessa tanto questo problema. Già i pittori toscani erano grandi maestri nel segno, noi veneziani, il grande Tiziano, tutto ciò che era utile per la finitura del suo lavoro adoperava, capisci? Quindi anch'io nel mio piccolo, scusa se ho accennato al grande Tiziano, delle volte è necessità proprio prendere contatto con il colore e o toglierlo o spostarlo per dare un maggior movimento, un maggior collegamento tra le varie forme e i vari segni. In quest'opera quindi emerge un connubio tra segno, colore e forma che va certo, una visione intimista interiore. Esatto. Nell'opera successiva invece? Sì, il campiello in festa, una piccola festicione in campiello durante il morbo qui che ci tiene prigionieri dentro in casa. A un certo punto con i bambini bisogna farli uscire un po' fuori. Ecco, in questo campiello così coperto da figure primarie, diciamo, si svolge questa atmosfera così infantile, se vuole, allegra, di compagnia, di unione tra le famiglie che vivono nei soliti campielli qui a Venezia. Quindi un momento di vita serena. Di rilassamento, di veramente la vita quotidiana. Ecco, tutto questo si svolge in significato. Questo invece era sotto la neve. Venezia sotto la neve, già quando la neve sta diluendo, c'è ancora questa atmosfera fredda, pesante, però volge verso il termine. Ha un colore preferito? Un colore che usa? Beh, il nero. Il bianco e nero per me è l'essere, non essere, avere. Quindi una dicotomia che lei sente molto. Perfetto. Poi a secondo del tema, e con musica, la tonalità minore che è maggiore a seconda del punto iniziale. Quindi l'estate calda, l'estate calda, quindi il movimento, tutti si muove, le ferie, tutto viene un gran movimento. E questo è in antitesi, il freddo, il gelo. Questa è una visione di Mestre di notte, notturna. La strada principale e poi tutti questi
assembramenti. Lì il sole curioso, andando in barca nei rii divenuti alla notte, al giorno, si vede il sole entra e dopo 2 metri magari scompare, poi torna, sta di più, quindi è un'altalena di luci e colori. Ci troviamo ora nell'angolo riservato all'acquarello, all'interno di questo studio che potremmo tranquillamente definire museo antologico per la quantità di opere che sono esposte. Maestro, i suoi acquarelli, dicevamo prima all'inizio del video, acquarelli che servono come base per generare le opere, ma qua ci troviamo di fronte a vere e proprie opere d'arte e abbiamo una visione che si muove all'interno dell'ambito verista e una visione che evade da questa dimensione. Ci vuole parlare un po' di queste opere? Più che volentieri, questo è il magnifico palazzo di Cadoro che si trova nel Calagrano. A Venezia, vede, è figurativo, si potrebbe dire paradiso, mentre lì è la sintesi, lì viene proprio la poesia, quattro superfici colorate danno la visione sintetica della costruzione, l'esistenza di Venezia, diciamo. Lì racchiude tutto la città di Venezia. Almeno nel mio pensare, nel mio concepire, ecco. Prima parlava di poesia. Sì. Lei ha avuto un rapporto speciale con un poeta di grado, un grande poeta gradense. Sì. Ci vuole parlare? Sì, io ero in collegio a Grado nel 1948-49 e lì abbiamo avuto l'opportunità di conoscere appunto il poeta Biagio Marin, che per me è stato quello che mi ha, la sua poesia mi ha portato ad apprezzare sempre più la poesia dei vari poeti. E in queste occasioni ho preso contatto con la famiglia di Biagio nel centenario, nel festeggiare il centenario della sua nascita. E ho proposto di fare un'esposizione dell'emozione che mi provoca la poesia di Biagio Marin e loro mi hanno concesso questo piacere e tramite il comune di Grado mi hanno concesso il palazzo dei congressi a Grado e io ho fatto una mostra di acquarelli appunto sulla poesia di Biagio Marin. Ecco, questo è l'inquadratura di una parte della poesia, quella che a me ha fatto scattare la mia sensibilità e costruire queste immagini, questi segni, questi colori. Ecco, questo invece l'ho fatto su una poesia dove lui ricorda il suo figlio che è morto durante la guerra. E quindi è lo stacco del figlio. Malgrado l'età, c'è sempre un cordone ombelicale che collega al genitore. Ecco. E poi questa è la sintesi della laguna di Grado. Tutto insieme così raccolgo la poesia che emana la piccola cittadina di Grado. Piccola ma stupenda. Ecco. Difatti io ho fatto anche una tela dove l'isola che non c'è. Perché quando ero lì nel 48-49 era un mondo. Adesso qui, che ho fatto 10 anni fa, questa mostra, sono andato lì con l'entusiasmo di trovare ciò che avevo vissuto 10 anni prima, ma è una città moderna, diciamo, tranne il piccolo centro storico di Grado. Però per me è stato un ritorno quasi direi, la mia città di origine. Siamo giunti alla fine di questo viaggio sensibile all'interno dello studio del pittore Caro Mialic. Un viaggio fatto di emozioni, sensazioni, momenti di vita, in sostanza biografia dell'artista. Un viaggio che ci ha dato la possibilità di conoscerlo nel modo più specifico e nel modo più pregno. Ringraziamo quindi a nome della Dam Venice Art Gallery per averci dato la possibilità di conoscere il suo io più profondo.